fatto di montagne e di risaie abalconate, verdi, meravigliose. Si fanno dei trekking. Buonasera. Ok, io non ho problemi con la last minute, sono super preparata, semplicemente non me l'aspettavo. Va bene, ok, Asia, dipende cosa vuol vedere. L'Asia è tutto, la cosa in cui spenderà di più sono i voli, perché è un attimino più in sono molto ravvicinati, quindi ovvio che non troveremo le offerte, ma del resto l'Asia costa poco, sud-est asiatico, dipende, c'è la Thailandia che è molto bella, Cambogia, Laos, Vietnam, Malesia, Indonesia, ok, anche a me piace tanto il Vietnam, ok. Diciamo che non ci va per il mare, ci va per la cultura, è un paese molto con tantissima diversità. Una cultura stupenda, un popolo gentilissimo. Sì, indossano davvero dei cappelli. Il nulla. Ok, che Vietnam sia. È bellissimo e si mangia benissimo. Sì, sì. Allora, che abbiamo deciso la meta, mi ha detto che ha 20 giorni che possono bastare. Sì, direi di sì. Allora andiamo a vedere dov'è il Vietnam esattamente, non so se lo sa. Ok, allora, qui abbiamo l'Italia. Il Vietnam è sotto la Cina e di fianco ha il Laos e la Cambogia. Eccoci qua. Adesso le faccio vedere un attimino meglio con l'Atlante e dopo tirerò fuori anche la mappa. Un attimo. Non penso di avere una mappa geografica grande del Vietnam, ma qualcosa dovrei avere. Allora, il Vietnam è qui.
questo qui. Appunto Cambogia, Laos e sopra c'è la Cina. La capitale è Hanoi e è stata capitale Ho Chi Minh. Prendo anche un secondo che dovrebbe essere lì dietro, se non mi sbaglio. Ho parecchie cose là, se lì dietro ci guardo. Giappone, Canada, Sudafrica, Cile, Isole di Pasqua. Eccolo qua. Eccomi qua. La guida che se finalizziamo il viaggio posso prestarla, e appunto qui si vede la cartina la cosa interessante in realtà è per lei, perché comunque il viaggio glielo organizzo io. Si può dare un'occhiata comunque, però conoscere un po' di cultura. Qui c'è anche una parte in cui parlano della storia del Vietnam, che in realtà è molto molto particolare, molto difficile anche in certi tratti, come ben saprà, però si impara sempre molto. E allora guardiamo se trovo. Eccola qua. Allora, questa è la cartina. Come vede, il Vietnam ha sia molte montagne sia molto molto verde. E il giro che può fare in 20 giorni andrà da nord a sud o da sud a nord, come preferisce. Allora, le attrazioni, diciamo, principali sono Sapa, il nord, che a ottobre dovrebbe andare bene e sarà finita la stagione delle piogge. Poi abbiamo la capitale, Hanoi. Abbiamo, dopo Hanoi, abbiamo un posto che non è troppo turistico, ma un giorno ci sta, perché ci sta anche vedere il Vietnam un pochino meno turistico e si possono fare anche delle gite molto belle. Un giorno a Mai Chau, un paio di giorni a Ninh Binh, un giorno insomma, e poi si vola fino, io volerei verso il sud, si vola verso Hoi An, che se dovrebbe essere qui, ma non è segnato. Ok, verso Hoi An. Hoi An, verso Hue, Hoi An è indifferente. Hoi An è bellissima e ci si può passare anche 3 giorni. E dopo si vola, io volerei verso il delta. Delta si risale verso Ho Chi Minh e si torna a casa. Allora, le faccio vedere un po', vediamo. Allora, io le faccio un po' di programma, un pochino di cose con la mappa.
Io farei tre note. Questo è il percorso. Eccoci qua. Volendo si può andare anche nella giungla, però io non lo aggiungerei. Ok. Ecco, questo sarebbe un po' il programma. Adesso, prima di parlare di voli, vorrei farmi un attimo sognare con me il viaggio. Quindi andrò a descrivere brevemente ciò che andrà poi a vedere in questa vacanza. Cominciamo dal nord. Nel nord c'è appunto Sapa, la località più famosa, e il nord è fatto di montagne e di risaie abalconate, verdi, meravigliose. Si fanno dei trekking che possono essere più o meno impegnativi, e lì vivono anche delle popolazioni che hanno mantenuto delle tradizioni molto forti. È veramente affascinante, e lì appunto almeno 3 giorni a Sapa vanno passati, anche perché a volte ci può essere nebbia, quindi si deve un po' estendere il viaggio. Quindi Sapa è terra delle risaie, terra di panorami, di umidità, anche non si faccia spaventare da queste cose, terra di trekking, terra di camminate, ma è anche molto rilassante. Sì. Passiamo poi ad Hanoi. Hanoi è la capitale. Non so se è mai stato in Asia. Il Vietnam è famoso per avere più motorini che macchine. Quindi questa cosa l'ha preso fin da subito, non so se può essere problematica per lei. Attraversare, bisogna buttarsi,
lo smog è alto, quindi sempre le salviette struccanti in mano per pulirsi il viso ogni almeno 2 volte al giorno. E Hanoi è una città in cui si vive sulle strade. Sulla strada. In che senso? La vita sociale del Vietnam si sviluppa sulle strade. In tutto il Vietnam troverà tantissimo, tantissimo street food, ma mai come ad Hanoi. Ad Hanoi proprio ogni via è street food, troverà persone che cucinano per la strada, ovunque, in ogni via. È veramente la particolarità più grande di questa città, oltre che la parte più bella è il quartiere antico, in cui ci sono 7 vie principali con 7 nomi diversi. C'è la via dell'argento, in cui vendono solo argento, e tutte queste vie, appunto, infatti troverà una via dedicata solo a oggetti d'argento, una via dedicata solo alle lanterne e così via. È incredibile, e in Italia non farebbero mai una cosa del genere. Hanoi è street food, caos, il caos, quello asiatico, è motorini, è metropoli. Per questo non ci starei più di 2 giorni in realtà, perché secondo me ci sono cose migliori da vedere in Vietnam. Va vista, ma ci sono tante cose da vedere. Da Hanoi, una cosa che non vi ho menzionato, ma va fatta, è molto bella la crociera nella baia di Ha Long. In realtà c'è anche un'altra baia, adesso mi sfugge il nome, lo devo cercare. C'è la Lan Ha Bay, che è appunto sempre queste baie famose per essere, sono molto particolari perché si hanno queste colline, montagne stupende in mezzo al mare, un paesaggio unico. Si può fare in giornata da noi, ma sono 2 ore e mezza di strada andata e 2 ore e mezza di ritorno, è molto impegnativo come gita. Invece, consiglierei, visto che ha un po' di giorni, di fare una crociera di 3 giorni in modo da liberarsi dal turismo. Torniamo da noi. Da noi io mi sposterei, visto che comunque siete anche in quattro, quindi potete, 4 adulti, e potete dividervi i trasporti. Io andrei per quanto possibile in taxi, in trasporto privato, che ha dei prezzi veramente accessibili, veramente tanto, rispetto a un pullman che ci metterà. Andrei quindi da noi a Mai Chau e da Mai Chau a Ninh Binh. Allora, non sono segnate, ma Sapa appunto è qui. Hanoi è qui. Mai Chau è qui. Mai Chau appunto è un che mi piace dare al Vietnam perché è molto 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 poco turistico. Sono risaie, lo so che le vede già a Sapa, ma sono risaie diverse. Sono piatte e il paese è veramente autentico. È proprio un giorno di relax, le panna rin
bici in mezzo alle risaie, girare, perdersi che non si perde, e mangiare sul posto e scegliere cosa mangiare, perdersi fra le bancarelle. È una giornata un pochino di stop, in cui non ci sono attività da fare, anche se volendo lì si può fare del trekking, ma lì si può fermare, ascoltare il suono del Vietnam, semplicemente. È molto 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 affascinante. E tra l'altro in questi posti un po' isolati è dove si mangia meglio e a miglior prezzo. Qui ho un posticino che non è un resort, però è molto molto carino. Poi io andrei, ed è a 4 ore circa da noi, 3 ore e mezza di macchina, a 3 ore e mezza sempre di macchina da Mai Chau c'è Ninh Binh. Anche Ninh Binh, che si trova circa qui. Ninh Binh è assomiglia un pochino ad Along Bay, con tutte queste montagne, colline, e con un fiume che passa in mezzo a queste montagne e le risaie tutto intorno. È molto 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 tipico, so proprio di Vietnam, almeno personalmente, e anche lì una giornata è sufficiente. E si può fare questa crociera sul fiume, molto carina, si può fare un giro e lì magari ci sono diverse cose da fare. Si può fare, diciamo, c'è una vista da una scalinata molto molto emozionante. Dopo, io lo dico qui, gli aerei si prendono perché le distanze in autobus sono molto grandi e purtroppo non ha tempo sufficiente per fare tutto quanto. Quindi io volerei da Hanoi a Hue. Voliamo da Hanoi a Hue. Hue ci si sta una giornata. La cosa bella è la città imperiale, che è molto carina, ma c'è solo questo in questa città, quindi veramente anche se arrivate la mattina e ripartite la sera andrà benissimo. Magari però io arriverei in mattinata tarda. Pomeriggio fate questa attività, la sera vi riposate e la mattina partite in scooter o in moto o anche in macchina. Ripeto, i trasporti sono veramente irrisori dal punto di vista del prezzo. E volendo vi potete fermare in diverse tappe da Hue a Hoi An. Ci sono delle pagode, ci sono dei templi, dei palazzi, quello che volete. Magari dopo, la prossima volta andiamo a vederli bene, oppure si può chiedere sempre una guida locale. Ok, e arrivate appunto dopo 4 ore di giri in moto, vi fermate nelle varie tappe. Ad Anang, tra l'altro, c'è anche il famosissimo ponte con le mani. No, non l'ho visto, però non lo so se vi può interessare. E in serata si arriva a Hoi An. Hoi An, le voglio far vedere questa cosa. Questa è una cartolina. Hoi An è denominata anche la città delle lanterne. È meravigliosa, è un gioiellino del Vietnam, se posso permettermi. Infatti ha questo fiume
attraversa il centro e di sera si illumina con le lanterne. Ci sono anche delle barche con le lanterne che fanno fare il giro del fiume di sera. È tutto molto scenico e sia da una parte sia dall'altra del fiume ci sono tutti questi ristorantini, molto, alcuni un po' più chic, alcuni un po' più street food. Ad Hanoi c'è una via dello street food che apre solo di sera dalle 5 a mezzanotte e trovate sia bancarelle in cui prendere la qualunque, sia appunto street food di ogni tipo, ogni tipo. Io lo amo, bisogna stare un pochino attenti, ma è buonissimo. E questa è Hanoi. No, io ci farei minimo 2 giorni pieni, perché si può andare anche al mare, passare mezza giornata al mare, girare per le strade, fare un pochino di shopping. È qui che si fa lo shopping, loro lo sanno, e ci sono tantissimi negozietti in cui prendere insomma anche magari un vestitino, un souvenir. Infatti quelle cartoline sono state prese da noi. Ci sono dei negozi meravigliosi, dei negozi di caffè, dei bar, dei coffee bar meravigliosi, stupendi. Da Hoi An io vi farei volare direttamente a sud. A sud c'è il delta del Mekong. Il delta del Mekong, glielo faccio vedere, immaginare. E il Mekong è un fiume, ok, molto inquinato, è una parte del Vietnam molto 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 viva e, come posso dire, cruda, molto caotica. La città più grande è Canton, dove vi farei volare, e Canton ci sta una notte, perché il mattino presto 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 si va al mercato galleggiante. Ho anche una foto, quella foto lì, non so se riesci a vedere, quella foto è il mercato galleggiante, dopo gliela faccio vedere meglio. Però è una mia foto che ho scattato, che mi piace tantissimo. Il mercato galleggiante è questo mercato in cui le persone vivono anche 2 mesi su una barca prima di darsi il cambio, e puoi comprare verdura, comprare frutta, fare colazione, ti vendono il pho, che è il piatto tipico vietnamita, ti vendono le zuppe, ti vendono il bao ban, mi sembra, quel pane che in realtà è tipico cinese, morbido, ripieno di carne, verdura, marmellatina, dipende. Puoi avere tutto, puoi avere il caffè, è veramente, si immagini un mercato del sabato, ma galleggiante, meraviglioso, meraviglioso. E gliela faccio vedere, si avvicini, gliela faccio vedere, si vede anche un pochino cosa ti può aspettare. È una foto del mercato galleggiante. Qui, come puoi vedere, sono appese, diciamo, tutte le verdure, gli ortaggi che vendeva questa barca. E vedete qui il cappello tipico, il non la, e questo appunto il fiume di Canton. E questa signora invece vendeva anguria. Invece abbiamo penso aglio, patate dolci, patate classiche, cipolle, ecco. E immagini appunto, questo è veramente meraviglioso. Eccoci qua. Allora, poi, visto che Canton è molto lontano dall'ultima tappa, che è Ho Chi Minh, che è qui, non sembrano lontani, ma da Canton a Ho Chi
Chi Minh sono almeno 6 ore di macchina, più o meno. È abbastanza impegnativo. Io la vorrei passare da qui, quindi una notte a Cantù, mercato galleggiante e dopo farei un tour fra Cantù e Vendre. A Vendre arriva la sera, si riposa e la sera, insomma il pomeriggio tardi, si riposa. Io ho un posticino molto carino da in cui farvi alloggiare, qui veramente una chicca in mezzo a nulla, praticamente in mezzo alla giungla. E da qui la mattina fate il tour del Mekong e al pomeriggio ripartite per Ho Chi Minh per arrivarci la sera. Quindi in tutto una notte a Cantù, una notte a Vendre. Io farei almeno un giorno pieno a Ho Chi Minh, quindi la sera un giorno pieno e la mattina dopo ripartite, perché Ho Chi Minh come vedrete è diversissima da noi, diversissima, è stata ricostruita e molto importante da vedere lì è il museo sulla sognare con queste immagini, queste descrizioni. E passiamo adesso un attimo al volo, perché il volo, allora, per due opzioni, esatto, la prima è più economica. Adesso vado un attimo a sì, secondo me in questo caso vale la pena, nel senso che avete 20 giorni, non sono tantissimi, quindi io farei così. Altrimenti adesso vediamo se magari possiamo ridimensionare il viaggio e aggiungere 2 giorni, però 2 notti, e fare appunto Milano, Bahrain, Bangkok, notte Bangkok, giretto Bangkok, Bangkok Sapa a questo punto e poi Ho Chi Minh, Bangkok, poi da Bangkok ritornate. La prima opzione di volo è questa qui, Italia, si vola, si fa scalo a Doha e si va direttamente a noi. La seconda opzione è Milano, Bahrain, che adesso ok, Bahrain, Bangkok, una notte Bangkok e poi a noi e poi Ho Chi Minh, Bangkok, poi Bangkok, Bahrain, Bahrain, Milano. Io sì, ci sono queste due opzioni. Dovete vedere voi un attimo.
Allora, per Bangkok. Sono 700 euro, poi una centina, andate 850 secondo me a testa, proprio arrivare in Vietnam, perché sì, dopo aggiungete i voli, invece i voli interni dovrebbero costare 60 euro, 50 euro. Vi faccio parlare con Vietnam Airlines. Mi piace di più, non pagate il bagaglio. Quindi sì, questo è il costo più alto, io dico. Oltre all'assicurazione medica, se vuoi ne ho una con cui sono insomma affiliata. E oltre all'assicurazione medica che è obbligatoria in Vietnam. Del resto le spese lì sono minime. Un posto carino e capace di costare 10 euro a notte. Un pasto 3 ore a testa. In più sono i trasporti. E le gite. La gita alla Long Bay. Però, insomma, del resto sì, secondo me sì, ci può stare. E magari guardo un attimo anche la prossima settimana un attimo nei voli per vedere se trovo qualcos'altro di un po' più economico, diretto. Ci posso provare, non posso assicurare niente. Ok, allora io le lascio la guida, non c'è problema, e poi ci sentiamo per finalizzare poi il viaggio per capire un attimino anche le parole delle proposte per quanto riguarda sia le gite, sia i prezzi delle gite, sia i posti in cui dormire. No, questo è sabato. Del resto ci sentiamo, vuole già prendere appuntamento? Le mando tutto il programma. Perfetto. Grazie a lei. Sfiguri. Arrivederci.